Per i missionari martiri, per la Chiesa perseguitata. Nello scorso anno 2016 sono stati uccisi 14 sacerdoti, 9 religiose, un seminarista e 4 laici, nei seguenti paesi: 10 nell'Africa, 11 in America Latina, 4 in Asia e 3 in Europa. I luoghi della morte: 8 in Africa, 12 in America Latina, 7 in Asia e 1 in Europa. Come sappiamo, padre Amel in Francia. Questa Via Crucis che svolgiamo questa sera è in memoria dei missionari martiri e di tutte le sofferenze che nel mondo sono costretti gli uomini, e non solo i cristiani, a sopportare. Vogliamo unirci in questa sopportazione, esprimendo la nostra solidarietà. Percorriamo le vie della croce insieme a Gesù. Con Lui ci fermiamo lungo la strada, trovando i martiri di oggi, donne e uomini condannati a morte, non da una sentenza inflitta, ma dai nostri stili di vita. La Laudato Si di Papa Francesco ci aiuterà nella riflessione insieme ad alcuni brani della Scrittura. Le parole del Pontefice definiscono la storia e il presente di una umanità che ha smarrito l'orizzonte, lontana da quella strada che Dio Padre aveva mostrato in Eden, al punto tale da mettere in croce il proprio Creatore 2000 anni fa, come oggi. Preghiamo. O Signore, passo dopo passo seguiremo il tuo cammino verso la croce. Il tuo dono, frutto dell'amore, sia ancora una volta sostegno per chi soffre, viatico per chi cerca la propria strada, braccia spalancate per chi pensa di essere abbandonato al proprio destino. Sulla croce non c'è un uomo morto, ma un uomo che sta per risorgere. Da ciò nasce la nostra speranza. Noi crediamo in te, uomo della croce. Tu ci sostieni e ci indichi la strada. Amen. Amen.